Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro e ci troviamo di fronte al Galaxy Express, telefono di fascia medio, definirei anche medio alto in alcuni casi, di Samsung, dedicato alla connettività LTE. Parliamo del Galaxy Express, appunto, nome che fa supporre questa caratteristica. Per il resto avete già potuto vedere la video anteprima del Galaxy Fame, cellulare simile, lo stile è quello, sempre simile Galaxy S3. Ci troviamo di fronte però a un display da ben 4,5 pollici con risoluzione WVGA, Super AMOLED Plus, quindi si abbandona il TFT in questo caso per ritornare allo standard che piace tanto a Samsung, ovvero il Super AMOLED Plus. Versione di Android anche in questo caso, ma come quasi tutti i telefoni in fiera, ci troviamo di fronte ad Android Jelly Bean in versione 4.1.2. Device molto leggero, molto compatto, è un piacere tenerlo in mano, un po' scivoloso il retro, però ha il vantaggio di avere questa plastica bianca policarbonato che non lascia impronte su di essa, solo un po' scivolosa. Abbiamo una batteria da 2000 mAh, un processore dual core da 1.2 GHz e una RAM che arriva a 1 GB. Camera 5 megapixel con autofocus posteriore e da 1.3 megapixel anteriore. Andiamo un attimo a vedere il sistema TouchWiz classica. Abbiamo la barra delle impostazioni rapide in alto personalizzata, molto più reattivo del Fame, naturalmente ci troviamo di fronte a un dual core. È molto bello il display da vedere. Abbiamo S-Voice, abbiamo tutte le applicazioni proprietarie di Samsung. Proviamo a attivarlo. Hello Samsung. Purtroppo c'è troppa confusione in fiera e non funziona troppo bene il sistema. Abbiamo il tasto fisico che se tenuto premuto ci indicherà tutte le applicazioni aperte, il classico multitasking di Android. Qua abbiamo la gestione dei processi aperti che possiamo terminare. Qua abbiamo il tasto Google per andare a Google Now. In più, cos'altro abbiamo? Abbiamo dei widget personalizzati che troviamo già adesso su altri device importanti di Samsung aggiornati a Jelly Bean. Abbiamo anche gli hub per le apps e l'hub per la musica. Troviamo come browser quello classico che troviamo sempre nei Galaxy. Andiamo un attimo a vedere se la connessione ci permette di navigare, visto che questo telefono è connesso a internet. Come potete vedere, navigazione, vabbè, in questo caso ci troviamo in una fiera del mobile velocissima. Mettiamo visualizzazione desktop mod, anche qua troviamo lo smart stay che sta attivo il display finché vede che noi lo stiamo guardando tramite la fotocamera frontale. Come potete vedere, il browser l'abbiamo brevemente testato anche prima, sembra veramente fluido. Apriamo un'ulteriore pagina a testimonianza di ciò. Ok, come potete vedere, questo sarà il telefono dedicato all'LTE di Samsung per questo prima metà del 2013. Non è detto che in futuro, vabbè, con l'S4 eccetera, ci siano altri telefoni che di base avranno questo il chip LTE integrato disponibile per tutto il mondo.